Quando ho cominciato a scrivere questo libro mi sono sentito pienamente scrittore. Io non sono un giornalista, anche se mi capita di scrivere su dei giornali in Italia, e credo che il lavoro dello scrittore e il lavoro del giornalista siano due lavori molto diversi. Avevo bisogno di una lingua letteraria per questo libro, perché la magia della letteratura è l'empatia. Io volevo che la gente empatizzasse con Enayat, che vestisse i suoi panni, che si emozionasse per la sua storia. Ci sono molti libri che raccontano queste storie dal punto di vista dei giornalisti, sono dei reportage, no? E parlano alla testa. Io volevo parlare al cuore e alla pancia, e quindi la forma che ho scelto è stata questa, che è pienamente letteraria. Il libro è stato fondamentale per consentire a Enayatollah di dare un senso alla sua storia. In fondo nasce proprio da questo bisogno. Mi ricordo che la prima volta che ci siamo visti lui mi ha detto: ma se io non riuscirò a raccontare questa storia, in fondo perché l'ho vissuta? Cioè, che senso ha che nella mia vita io abbia passato 5 anni come quelli che ho vissuto, se almeno non posso condividerli con le persone, se almeno non posso far sì che dalla mia storia nasca una consapevolezza diversa, migliore nel vostro paese, rispetto alle storie come la mia, che sono tantissime. Quindi è stato utile per lui, ma credo anche molto utile per tutti quei ragazzi che non hanno e non avranno mai la stessa occasione. Ma questo libro è stato scritto quasi appositamente per i ragazzi. Ho cercato di non perdere di vista il pubblico adulto, perché volevo che anche un adulto potesse trovare motivi di interesse in questa storia e nella lingua con cui questa storia è raccontata. Però è vero che scrivendolo io ho sempre avuto in mente i ragazzi. Credo che loro, più di tutti, prima di tutti, debbano cominciare a capire quali altre vite navigano, nascono e esistono, no? Accanto a loro. E sono loro i primi che devono, come dicevo prima, empatizzare con questa storia. Se un 14enne, un 16enne empatizza, si emoziona per la storia di Enayat, io credo che forse potrà essere anche un adulto migliore, anche un soggetto politico migliore, no? Più consapevole. Ma allora, per chi avesse letto il libro, mi piace aggiungere come prosegue la storia, nel senso che il libro finisce con una telefonata, non dirò di più perché sennò magari chi non l'ha letto gli rovino il finale, però finisce con una telefonata. Ma dopo quella telefonata la vita di Enayat continua, lui adesso si diploma in Italia, il prossimo anno vuole iscriversi all'università, e la cosa più importante è che lui ha come grande sogno quello di ritornare in Afghanistan, e quindi studierà e attenderà con ansia il giorno in cui l'Afghanistan sarà un paese democratico e potrà riaccoglierlo.